Benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere è ancora buio. Sì, sono le 5 di mattina. Però andiamo a provare ad insidiare queste carpe che sono veramente, veramente furbe e difficili da prendere. Sono venuto spesso negli scorsi giorni dopo lavoro, nel tardo pomeriggio verso sera, ma sempre con scarsi risultati. Quindi adesso andiamo con questa temperatura che è veramente, secondo me, è perfetta. Aspettiamo l'alba e per pranzo dovremo finire. Andiamo. Ragazzi, ce l'abbiamo finalmente. Adesso vediamo cos'è. Oh, una bellissima carpettina, meno male. Molto molto aspettata. Ed eccola qua. Adesso andiamo sul materassino e ve la faccio vedere meglio. Eccola qui, ha mangiato su una sticky, una Dumble, piccola ma veramente molto carina. Eccola qua ragazzi, una reginetta veramente carina, stimata su 2 chiletti, 3 chiletti, carina. Comunque è la prima della giornata, speriamo che ne escano altre. Adesso, poverina, la rilasciamo subito e continuiamo a pescare. Andiamo. Allora, per adesso non si sta muovendo altro, sto continuando a pescare con le Buchu Berry della Sticky, le damboline, quelle che avete visto sulla cattura della regina. Qui in questo posto non si può usare pasturazione, quindi veramente si va alla cieca. Si cerca di pescare sempre sullo stesso punto e sperare bene che qualche carpa passi. Grazie. E niente, adesso continuo a pescare, spero bene, e intanto sto guardando su vari spot che ci sono Amur, Tinche, Cavedani tutti a galla sotto gli alberi, quindi veramente uno spettacolo. Se riesco ve li faccio anche vedere, dubito. Però comunque veramente sono contento perché da un sacco di tempo che non facevo pesce, è uscita questa carpettina e spero che prima della fine di questa pescata ne esca anche un'altra. E niente, adesso provo a studiarmi un altro rig con un altro innesco molto acceso per il fondale, perché è un fondale approssimativamente fangoso ma comunque pulito senza ostacoli, quindi un rig a pop-up d'altezza 1-2 cm dovrebbe essere perfetto. Oppure anche queste stiche qua che sono wafter non dovrebbero proprio toccare il fondale. Detto questo, continuiamo la pescata. Ragazzi, non sono riuscito a frenare la partenza, ma è veramente grosso. Questo è grosso. Veramente questo qua è bello grosso, eh. Non so quanto, ma
molto molto interessante. Eccolo, 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 salta. Che fate? Ragazzi, ma cos'è? Voglia di correre. Vado. L'intenzione era quella di far su le canne e andare a casa. Va bene. Appena si vede il leadcore abbiamo un metro di lenza, quindi capiamo subito. Ragazzi, dopo una decina di minuti di combattimento, vediamo di tirarlo su, che si è un po' stancato. Un po'. Scherzavo. Eccolo. Guardate qui che roba, stimato sui 20-22 kg questo storione. Abbiamo già fatto qualche fotoricordo, con mi innesco una 10, una bolles 10 affondante all'aglio ed eccolo qua. Allora andiamo con rilascio, poverino, perché è da un po' che è fuori. Ed eccoci qua ragazzi alla fine di questa fantastica pescata. Veramente inaspettato il super storione che sono riuscito a prendere in libera, poiché uno storione da 20 e qualche pizzico in più di chiletto, non so quanto sia, però era veramente pesante, comunque la stima è dai 20. Come avete potuto vedere non c'era Filippo, appunto ero senza culla e guadino, però vabbè dai, mi sono arrangiato. Giustamente oggi mi dovevano arrivare questi microfoni, perché abbiamo fatto un upgrade nell'impostazione audio dei nostri video, però mi sono arrivati nel mentre che era pesca, quindi non sono riuscito a portarli in pesca. Infatti l'audio si sentirà abbastanza deboluccio, poiché avevo solo il microfono vecchio che utilizzavamo. Detto questo, devo complimentarmi con Sticky, perché ha fatto delle dumble assurde, perché sono delle wafter dumble color viola accesissimo, le Buchu Berry, perché sono buonissime, e infatti abbiamo potuto anche notare che fanno anche belle catture. Ne ho fatte anche altre, ma non ho avuto modo di riprenderle. Comunque in questo spot ci verrò con Fili appena torna dalle ferie e ci stabilizziamo un attimino, perché qua
veramente potremo fare anche il pezzo della vita. E poi non aggiungo altro. Comunque ragazzi, il video è finito qui. Se vi è piaciuto lasciate pure un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e anche nei social che trovate sempre in descrizione, Instagram e Facebook. Ragazzi, grazie della visione. Alla prossima!